dallo Spivak di Cingoli per questa notturna fra la Cingolana e la Maceratese. Attenzione al traversone ed al miracolo di Carfagna sul tiro di D'Addazio. Attenzione contropiede della Maceratese con Rosi si ferma in mezzo, preso in controtempo Orta, pallone in mezzo per la deviazione, forse no, mi sembrava era in posizione regolare, non ha agganciato per Carboni, in mezzo arriva Bucci, però viene fermato, rimpallo favorevole, Bucci si senza inserirsi, Orta che esce per ricucire il gioco, indietro a Biancucci, evita il primo avversario, poi palla, attenzione, palla per Orta, rete! Secondo tempo di Cingolana Maceratese, 1-0 il risultato dei primi 45 minuti di gioco. Attacco della Maceratese con Orta, 2-3 contro 1, Orta ha sbagliato, riprende Rosi. Emiliano Biancorosso, nonché capitano, suggerisce per Piergallini che fortuna. Rimpalla ancora Piergallini, arriva Rosi, rete! Ecco come si fa. Prima si stende il pallone in mezzo di Gigli, mischia, ribatte un difensore della Maceratese. Bellissima l'apertura di Biancucci, perfetta con il contagiri per Piergallini, entra in area, va sul fondo, traversone e manca l'appuntamento sul secondo palo. Ancora Rossi che supera l'avversario. Che ha difeso Orta lì, non c'è da difendere. Orta aggancia, Orta, vediamo. Orta e sbaglia ancora questo Orta. Vediamo attenzione Bucci, ma insomma colpo di testa ed è rete, terza rete della Maceratese con Orta. Noi siamo partiti benissimo, abbiamo fatto una grossa prestazione nel primo tempo con una squadra fortissima, eravamo stati bravi a chiudere tutti gli spazi e ripartire in contropiede, poi avevamo avuto l'occasione per 1-0, sì. Non ci siamo riusciti e poi purtroppo nel giro di 5 minuti ho dovuto cambiare i due centrali titolari, D'Addazio e Maccari. D'Addazio cosa? Maccari si è infortunato con Piergallini, sì, mi sembra. Si è stirato da solo, su un'entrata ha sentito una fitta e l'abbiamo sostituito. Poi l'abbiamo sostituito con due ragazzi che hanno fatto il massimo che potevano fare, hanno fatto anche una buona gara secondo me. Però ecco, non si può regalare a Maceratese due giocatori di questo livello secondo me. Poi il secondo tempo la Maceratese ha meritato ampiamente la vittoria, complimenti alla Maceratese perché ha meritato di vincere. Il rammarico nostro è che dispiace non poter completare la partita con gli 11 titolari. Noi siamo contati oggi, purtroppo abbiamo queste due defezioni nella gara quando stiamo giocando bene e poi è normale che andiamo in difficoltà, specialmente con una squadra fortissima come la Maceratese. Sì, io penso che oggi la squadra abbia dato una grandissima prova di maturità. È venuta qui su un campo difficilissimo che sappiamo da tanti anni, è un campo dove... Sì, dove la Maceratese ha avuto qualche problema. Ecco, quindi noi siamo venuti qua con grande personalità, con pazienza, abbiamo cercato di costruire il nostro gioco, abbiamo fatto gol, abbiamo creato tante occasioni per... la partita poteva finire anche con un punteggio più ampio, capito? Loro se non al primo basta pensare quella palla di Orta che non ha quindi no, io sono contento della prestazione della mia squadra perché detto, in un campo difficile ha dimostrato proprio di essere forte.